Allora cominciamo in attesa di che arrivi il giornalista fondatore di Report, più o meno tutti lo conoscono qua, sicuramente siete venuti qua, lo conoscete, Paolo Barnard. Ovviamente qua alla mia destra abbiamo il fondatore della Mosler Economics, Modern Money Theory, il signor Warren Mosler, che ha avuto la gentilezza di venire qua a Savona, come anche in altre tappe d'Italia, in altre città, a spiegare la possibilità di uscire dalla crisi economica nella quale ci ritroviamo attraverso delle ricette economiche perfettamente razionali e di buon senso, che nulla hanno a che fare con chiacchiere o altre questioni che non hanno una base logica, una base scientifica, comunque economica. Prima però di approfondire le questioni che naturalmente non spetteranno a me affrontare, mi presento, io sono Diego Jacopetti, presidente della Mosler Economics, del gruppo territoriale della MMT Italia in Liguria. Siamo 20-25 attivisti che si incontrano frequentemente sempre nel territorio ligure per affrontare queste tematiche, per divulgare attraverso il nostro materiale che viene offerto dalla MMT, e cerchiamo di in qualche modo risvegliare la popolazione, dare una speranza alla popolazione attraverso le ricette economiche che vengono da questo uomo e da altri professori dello stesso calibro, che in qualche modo possono cambiare il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di interpretare anche lo Stato nel senso generale, perché non è soltanto economia, è una visione economica e sociale che nasce e si struttura nel pensiero che è chiamato MMT o pensiero neocartellista, come si voglia chiamare. Adesso, quindi, senza andare troppo nei tecnicismi, chiudo il mio intervento invitando tutti quanti a ascoltare il signor Mosler e poi anche Barnard, quando il giornalista verrà, ci radunerà e parlerà con tutti noi, e di non mollare, cioè di non andare via di qua, come sempre si fa nei raduni, si parla con le persone, ci si incontra, si parla col giornalista, col grande economista, il grande pensatore, poi dopo si va a casa e dice vabbè, tanto è tutto uguale. Non fate questo errore, cioè una volta che avete contatto, una volta che avete visto in faccia noi attivisti, con le nostre, anche le nostre improvvisazioni, se vogliamo, la nostra artigianeria, lo stesso dovete rimanere collegati con le nostre mailing list, con i nostri incontri divulgativi nel quale possiamo spiegarvi meglio, nel particolare, le teorie economiche e la possibilità di uscire da questa situazione di stallo che ci sta portando veramente ad una morte progressiva, ad uno stato di coma che non ci meritiamo. L'Italia non lo merita, ma neanche gli altri paesi naturalmente. Non abbiamo nessuna colpa che dobbiamo pagare, non abbiamo qualche cosa che ci deve portare alla situazione nella quale noi stiamo vivendo. Questo ce lo dirà Warren, ce lo dirà Paolo Barnard, e quindi questo volevo soltanto dirvi prima di lasciarvi a Warren. Naturalmente non dimenticatevi, cioè non andate via di qua soltanto con un pensiero, tanto non si può fare niente. Potete rimanere in contatto, potete diventare o attivista, aiutare, quindi rimanere e diventare qualcosa che in futuro potrà avere un senso, potrà avere un senso di costruttivo, di politico, nel significato più pieno del termine, con la P maiuscola. Quindi vi saluto, vi lascio al signor Warren Mosler, all'ottima traduttrice, e buon ascolto, e poi dopo naturalmente alla fine dell'incontro ci sarà una serie più o meno breve, io spero non tanto breve, di domande e risposte a cui il signor Mosler potrà benissimo rispondere con semplicità, come solo lui sa fare, rendendo semplici le cose più complicate anche di macroeconomia. Thank you very much. Grazie mille. I am here from the States. Sono arrivato qua dagli Stati Uniti. To support all these activists who arranged this. Proprio per supportare tutti questi attivisti che hanno organizzato tutto questo. And if they can raise their hands and you can give them a round of applause. E invito appunto gli attivisti di alzare la mano per poterli identificare e fare loro un bel applauso. Thank you.
Just look at all the people out in the street to hear about economics. Ecco, quante persone sono qua in strada ad ascoltare, a sentire parlare di economia. So, what I'm going to tell you about is unemployment. Allora, quello di cui voglio parlarvi è di disoccupazione. Which is a real problem. Che effettivamente è un problema reale. And how it's caused by the money. E come questa disoccupazione è provocata, causata dal denaro. Because I'll guarantee you if unemployment was 4% today. Perché vi garantisco che se avessimo un tasso di disoccupazione oggi del 4%, instead of 12%, piuttosto del 12%, nobody would be here. Non ci sarebbe nessuno oggi qua. I apologize that I don't speak Italian, I have to use a translator. Mi scuso moltissimo di non parlare italiano, ma mi appoggio ad una traduttrice. I got in a little trouble when I tried to speak Italian. E in effetti quando voglio parlare di italiano ho qualche problemuccio. I called Mr. Letta the primo minestrone. Infatti mi è capitato di chiamare il presidente Letta primo minestrone. So I just speak English. Quindi è meglio che io parli inglese. Non faccio guai. Now we can't be too careful. Comunque non è bisogna essere si è staccato. Sentite? Sì, okay. Bisogna sempre fare molta attenzione. Is there anybody here from the Bank of Italy? C'è qualcuno qua che viene dalla Banca d'Italia o che lavora per la Banca d'Italia? Qualche rappresentante? No, ok. No, bene, perché le precauzioni non sono mai abbastanza. So I was told to keep this very simple. Mi è stato detto di parlare in maniera semplice, facile. And I said, that's no problem. E ho detto, nessun problema. Because I have to explain it to central bankers all the time. Perché a me capita di spiegare questi concetti sempre ai funzionari delle banche centrali. Sono abituato quindi a parlare semplice. Okay, so when I'm finished, it really is this simple. Quindi vi prometto, spiegherò le cose in maniera molto semplice. Which actually makes it worse. Che però peggiora un po' la situazione. Okay, so what is unemployment? Allora, che cos'è la disoccupazione? It's people who need the money looking for work. Sono persone che hanno bisogno di lavorare. I've got e hanno bisogno dei soldi per lavorare. I've got lots of jobs if you want to work for me. Per esempio, se volete lavorare per me, io ho un sacco di posti di lavoro. If you want to work for me for no pay, I have lots of jobs. Infatti, se volete lavorare per me gratis, ho un sacco di posti di lavoro da offrire. But hopefully you have more sense than that. Ma ovviamente vogliamo fare le cose in maniera un pochino più intelligente, più sensata. Okay. So this is my business card. Quindi questo è il mio biglietto da visita. Not only so if you work for me. Quindi se lavorate per me, I'll give you a job and I'll pay you with these business cards. E io vi do un lavoro e vi pago con questo biglietto da visita. I hope you have enough sense not to take that job either. Penso che voi siate abbastanza ragionevoli per non accettare questo lavoro. It's just a worthless piece of paper. E infatti questo pezzo di carta non vale niente. Unemployment is when you're looking for paid work. La disoccupazione è quando si lavora per un lavoro facendo un lavoro pagato. So no one's unemployed who's looking for a job that pays with this card. Quindi non c'è nessuno disoccupato che cerca un lavoro che viene pagato con questo biglietto da visita. But I can change all that. Però io posso cambiare un po' tutte le cose, le carte in tavola. Okay, now I'm going to tell you something and it's not true. I'm not trying to get anybody scared here. Adesso vi dirò qualcosa che in realtà non è vero, non voglio spaventare nessuno qua. But just imagine there's only one way off of this street. Ma immaginiamo che per uscire da questa strada c'è solo una direzione. Okay, only one exit. C'è soltanto un'uscita. And there's somebody there who works for me. E c'è qualcuno là all'uscita che sta lavorando per me. He's got a gun. Ma ha in mano una pistola. And you can't get out of here without one of these. E non potete uscire da questa strada se non avete in mano questo mio biglietto. Okay, everybody got that? Avete capito? Chiaro? A man with a gun. C'è un uomo in fondo alla strada che sta brandendo una pistola. Let's call him the tax man. E questo è il l'incubo fiscale. And he wants one of these for payment of tax. Infatti lui vuole una di queste cose come se fosse il pagamento delle imposte. You're stuck here.
Quindi siete bloccati qua. Can you feel the pressure? E sentite la pressione? That's what unemployment is. You... Questa è la disoccupazione. Because of the tax, you are now all unemployed when it comes to my cards. E infatti, a causa di queste tasse, voi siete tutti disoccupati quando si tratta di avere questo mio biglietto. You all need a job so you can earn these silly things to. Avete tutti bisogno di un lavoro per guadagnare questo pezzo di carta per poter pagare l'uomo delle tasse e poter uscire da qua. Allora, se io vi dicessi, vi pago con un biglietto. If you stay afterwards for 15 minutes and help clean the street. Per esempio, vi do questo mio biglietto se voi vi fermate per 15 minuti per mettere in ordine e pulire la strada. Then I would have 100 people working for me. Se io avessi 100 persone che lavorano per me, willing to get paid with this card. Troverei 100 persone qua che sono disposte a lavorare per me in cambio di questo biglietto. To help clean the street. Per pulire la strada. Now, there's the back of the card. Però c'è anche un retro a questo biglietto. There's no gold behind this card. Non c'è nessun tipo di oro, non è dorato questo biglietto sul retro. There's nothing backing this card. Non c'è niente che garantisce il valore di questo biglietto. But it has value. Però ha un valore. Okay, you are willing to work for it because you need to pay the tax. Voi siete disposti a lavorare in cambio di questo biglietto perché per uscire pagate le tasse, dovete pagare le tasse. And that's how it works in the real world. E in realtà funziona proprio così anche nel mondo reale. Not necessarily at the individual level, but for the whole economy. Non necessariamente a livello singolo, personale, ma a livello dell'intera economia. Governments put a tax on the economy in something that only they have. Infatti i governi impongono delle tasse sull'economia, tasse su qualcosa che hanno solo i governi, gli stati. You can't print your own money in the world. Infatti non è che potete andare a casa e stamparvi i soldi da soli, vero? They tax you in something you don't have. E vi tassano per qualcosa che non avete. That causes people in the economy to be looking for work to pay the tax. E fa sì che le persone all'interno dell'economia lavorino per pagare le tasse. And then just like me, they hire people to do the work that they want done. E persone come me che assumono le persone per fare del lavoro che loro desiderano che queste persone facciano. Okay, fairly simple system, right? È un sistema semplicissimo, vero? Now, if it was central bankers, I'd have to do it all over again, but I think you're probably okay. Ovviamente, se parlassi con i rappresentanti delle banche centrali, dovrei ripetere tutto quanto la spiegazione perché non l'avrebbero capita, ma voi sono sicuro che l'avete capita, vero? Okay, good. Bene. Okay, so, the tax caused you to become unemployed. Quindi, sono proprio le tasse, le imposte, che fanno sì che voi siate disoccupati. And then I gave you a job. E io vi ho dato un lavoro. So you could earn the money to pay the tax. E in questo modo potete guadagnare i soldi necessari per pagare le tasse. And then you're not unemployed anymore. E a questo punto non siete più disoccupati. Unemployment goes to zero. A questo punto l'occupazione è pari a zero. After I've spent enough money to pay the tax. Dopo però che io ho speso abbastanza soldi per pagare le tasse. Now I'm going to tell you one important thing here, one of my first important things. E adesso vi dirò una delle cose importanti che vi dirò questa serata, la prima. Why am I collecting the cards? Ma per quale motivo io sto raccogliendo tutte questi biglietti? Perché io sto c'è questa esazione dei biglietti? Is it so I can then go get them so I can pay, have the cards to pay you? E perché? Perché poi dopo mi vado a prendere tutti questi biglietti che voi avete pagato in modo da riavere i biglietti con cui pagare di nuovo voi per il vostro lavoro? No. No? I have to spend the card first before I can collect it. No, non è successo così. Infatti io prima ho speso, ho dato via il mio biglietto in modo che voi poi li possiate dare per pagare le tasse e queste tasse poi vengono raccolte. I can't collect the tax until after I spend the card. Io non posso raccogliere appunto le tasse finché io non la spendo, non do via il mio biglietto. It's impossible. Non è possibile. Where else are they supposed to come from? E poi da dove dovrebbero venire? Now for you,
Per voi, it's the opposite. Però le cose sono il contrario. You have to get cards before you can pay them out. Infatti voi dovete prima avere il mio biglietto per poter pagare le tasse ed uscire. For the creator, the issuer, per invece chi ha creato, chi emette, diciamo, questi biglietti, any issuer of anything, o chi emette qualsiasi cosa di qualsiasi tipo, you've got to get them out there before you can collect them back. Bisogna prima darle via e prima di poterli recuperare, riprendere. For the user, that's all you. Invece per l'utente, cioè voi tutti, you have to get them first before you can spend. Prima dovete ricevere questi biglietti per poterli spendere dopo. It's like the telescope. È come un telescopio. We're looking from different ends. Infatti noi guardiamo da estremità opposte. Okay, so how many times have you heard? Quante volte avete sentito? The governments are just like the household. Just like Che il governo è quante volte avete sentito dire che lo Stato è come una famiglia? They're just like the rest of us. Sono lo Stato esattamente come tutti noi. They have to collect the tax first before they can spend. Devono ovviamente prima raccogliere tutte le imposte prima di poter spendere. Well, at the very highest level of government, mentre invece a livelli più alti dello Stato, the level of government where they issue the money, cioè a livello dello Stato dove vengono creati i soldi, emesso il denaro, that's completely wrong. Questa supposizione è totalmente errata. Now, c'è qualcuno dalla banca centrale che mi sta creando dei problemi. Okay. When Italy had its own currency, the lira. Infatti, quando l'Italia aveva la propria valuta, la lira. Sure enough. Certamente. Italy would spend first. Cosa succedeva? L'Italia prima spendeva. And then collect. E poi di nuovo raccoglieva tramite l'imposizione fiscale. However, when all the European governments. Però quando poi tutti i governi, gli stati europei dell'Unione Europea join the Euro, sono entrati a far parte appunto dell'Unione Europea, it's the European Central Bank that spends first and then collects. A questo punto è la Banca Centrale Europea che prima spende e poi raccoglie tramite l'imposizione fiscale. In Italy, Greece, and even Germany, e questo avviene in Italia, in Grecia, persino in Germania. Became just like the US states. Tutti questi paesi sono diventati esattamente come gli Stati Uniti. California, Connecticut, I vari stati all'interno degli Stati Uniti, California, Connecticut, eccetera. Where they have to get the money first before they can spend it. Stati dove prima devono avere i soldi prima di poterli spendere. Just like you and me. Così come noi, singoli individui. Okay, so going to back up a little bit here. Allora adesso andiamo un po' indietro. Okay, the issuer of the currency, I have to spend first before I can collect. Allora, quando c'è l'emissione di una moneta, io devo prima emetterla, prima di poterla recuperare, raccogliere tramite le imposte. You need the money to pay the tax, so you're going to work for me. Allora, voi avete bisogno dei soldi per pagare le tasse, quindi voi lavorerete per me. Now, suppose there's 100 people here. Diciamo che qua ci sono 100 persone. And I offer a job to anyone who wants a job. Io a questo punto offro un lavoro a chiunque lo voglia. To earn a card. Per guadagnarsi il mio biglietto. No, this is a math test, by the way. Ah, questa è una specie di test matematico anche. 100 people, you each need a card. How many am I going to spend? Allora, siete in 100, ognuno di voi vuole uno di questi biglietti. Quanti biglietti devo spendere? Who said 100 cards? Chi dice 100? Good. Bene, okay. Bravissimo. Okay. What if I decide to only spend 50 cards? Però cosa succede se invece decido di spendere solo 50 biglietti? Now some of you are getting worried. Adesso qualcuno di voi comincerà a preoccuparsi. You need 100, I'm only going to spend 50. Perché voi ne avete bisogno di 100, io invece ho intenzione di spenderne solo 50. I'm not spending enough for everyone to be able to pay the tax. E quindi quello che spendo io non è sufficiente perché ciascuno di voi possa effettivamente pagarsi le tasse.
after I've spent my 50, e dopo che ho speso i miei 50, there's still 50 people, ci saranno ancora 50 di voi looking for a job to earn the card, che continuano a lavorare per guadagnarsi questo biglietto. That's unemployment. Però questa è disoccupazione. People looking for paid work, chi lavora per un lavoro pagato, who can't find it, che però non riesce a trovarlo. If I don't spend enough to cover the need to pay tax, there is automatically unemployment. Se io non spendo abbastanza per soddisfare tutti i bisogni per pagare le tasse, questo significa disoccupazione. I don't care how many structural reforms are made. Io non mi importa più a questo punto quante siano le riforme strutturali. I don't care how well everyone is trained. Non mi importa più se siete tutti perfettamente qualificati o meno. You could all be expert carpet cleaners. Potete essere tutti dei grandi esperti spazzini. You could all have advanced college degrees in cleaning the stone. Potete addirittura avere lauree universitarie nella pulizia delle strade. 20 years experience. 20 anni di esperienza. If you need 100 cards and I only spend 50, se voi avete bisogno di 100 biglietti, ma io ne voglio spendere solo 50, it's impossible not to have that unemployment. È impossibile non avere questo livello di disoccupazione. And it's not anybody's fault. E non è la colpa di nessuno. It's my fault. È la colpa è la mia, solo la mia. I'm the one who created this whole thing. Io non so chi ha creato tutto questo. Okay. Everybody good so far? Va bene? È chiaro finora? Now I'm going to add one more thing as we get closer. Adesso aggiungerò un altro punto. As we get closer to the real world. Man mano che ci avviciniamo al mondo reale. In the real world, people want to save. Infatti, nel mondo reale, le persone vogliono risparmiare. Some of you might actually have some euro in your pockets. È possibile che qualcuno di voi effettivamente abbia un po' di euro in tasca. UniCredit Bank, banca probably has big savings in its savings. È possibile che per esempio la banca UniCredit qua dietro abbia dei buoni depositi di risparmio. China, Japan, Korea. La Cina, il Giappone, la Corea. They sell things in Europe and just save the euro. Cosa fanno? Vendono in Europa e risparmiano gli euro. So there are lots of reasons there's savings in the real world. Quindi ci sono moltissimi motivi per cui esistono i risparmi nel mondo reale. So to duplicate that situation so you can understand it. Quindi per duplicare questa situazione in modo che sia più chiara per voi, I'm going to assume you all must have one card for savings when you leave the room. Possiamo immaginare a questo punto che ognuno di voi vuole avere uno di questi biglietti per risparmiarlo, okay, quando ve ne andate. Okay, so there's 100 people that have to pay one card tax. Quindi diciamo abbiamo 100 persone, ognuno di questi deve continuare a pagare un biglietto di tasse. The 50 new people, they don't have to pay the tax. E gli ultimi 50 nuovi non devono pagare tasse. Thank you for coming. Grazie, gli ultimi 50 sono arrivati, grazie per essere venuti, non dovete pagare tasse. But the lucky people who came here first have to pay 100 cards tax. Però i fortunati che sono venuti prima e sono seduti qua devono pagare ognuno un biglietto di tassa, quindi 100 biglietti di tasse. And they want to have an extra card saved in their pocket. E inoltre vorrebbero anche avere un biglietto da risparmiare. To take home and show their family. Da portare a casa e farlo vedere alla famiglia. Now, how many cards am I going to have to spend? E a questo punto, quanti sono i biglietti che io devo spendere? I have to give the central bankers about 10 minutes to figure this one out. Di solito i rappresentanti delle banche centrali concedo circa 10 minuti per fare questi calcoli. But they do get it right. Però alla fine ci arrivano, mi danno la risposta giusta. I will now be spending 200 cards. A questo punto io devo spendere 200 biglietti. 100 so you can pay the tax and 100 that you want to save. Con 100 vi pagate le vostre tasse e 100 ve li potete risparmiare. But if I only spend 150 cards, però se io ne spendo solo 150 di biglietti, we've got the same 50 unemployed here. Di nuovo continueremo ad avere 50 disoccupati. Ok? Because you need the cards to pay the tax and to save. Perché avete bisogno delle tasse per dei biglietti per pagare le tasse e per risparmiare. Did I accidentally mix the number up last time? Sorry, yeah.
the 200 and 100? Did I get the numbers right? A proposito, il numero che vi ho dato è giusto? Ho detto 200, giusto? Lo confermate? Because this is the eighth time I did it, and every time there's a different number of people. Ogni volta mi trovo di fronte a persone con numeri diversi di persone, quindi cambio sempre i numeri, mi posso un po' sbagliare. So if I make a mistake, let me know. Quindi, per favore, ditemelo se mi sbaglio con la matematica. Okay, and I'll go right to the senior citizens home and behave myself. E a questo punto, se sbaglio di nuovo, mi ritirerò in una casa di riposo per anziani. Okay, so here's what unemployment always is. Now you know enough. Allora, adesso, questa è quella che è la disoccupazione, ne sapete già abbastanza. If I don't spend enough to cover your need to pay the tax, se io non spendo abbastanza per soddisfare i vostri bisogni per pagare le tasse, and the amount you want to save, e non solo le tasse, ma anche quello che volete risparmiare, how do I know I haven't spent enough? Come faccio a sapere che non ho speso abbastanza? There's people still here who want to work more. Lo so, perché continuano a vedere persone, avere persone qua davanti a me che continuano a volere un lavoro e continuano a volere il biglietto. For this silly card with no gold behind it. Continuano a volere questo stupido biglietto che non è un biglietto carico d'oro. Because when I spend a card, there's only two things that can happen to it. Quando infatti io do questo biglietto, possono succedervi solo due cose. Either pay taxes with it or you don't. O pagate le tasse o non le pagate. So if you're the economy, quindi se voi siete l'economia, those are the only two things that are going to happen to the card when I spend it. Queste sono le uniche cose che succedono al biglietto quando si spende, quando io lo do via. Okay, very good. Bene. Okay, so if there are still people looking for paid work, se continuano a esserci persone che stanno cercando un lavoro pagato, remunerato, that we call unemployed, sorry, we call that unemployment, che, e cioè e quelli che noi chiamiamo disoccupazione, and unemployment is always the evidence, quando abbiamo la disoccupazione vediamo sempre, c'è sempre il segno that I haven't spent enough to cover. La disoccupazione praticamente conferma, è un segno che io non ho speso abbastanza per soddisfare, to cover the need to pay the tax and per to soddisfare save, i bisogni delle persone di pagare le tasse e di risparmiare. What do I do about it? Ma che cosa posso fare per risolvere la cosa? Well, I can either tax less or spend more. Allora, posso fare due cose, o abbassare l'imposizione fiscale o spendere di più. If I spend more, then the unemployment goes away. Everybody has a job. Se infatti spendo di più, ho risolto il problema della disoccupazione perché tutti hanno un lavoro. If I tax less, you don't need the cards to begin with. E se abbasso l'imposizione fiscale, a questo punto non avete neppure bisogno del mio biglietto, non serve più. Okay, so how hard is this, right? È così, la situazione è questa. There's mass unemployment in the European Union. Però la situazione è molto difficile in Europa perché abbiamo una disoccupazione di massa. It only comes from one possible place. E questa disoccupazione ha origine da un'unica cosa. The governments are not spending enough to cover the tax and the need to save. Cioè, gli stati non stanno spendendo abbastanza per soddisfare i bisogni del pagamento delle tasse e del risparmio. Now, why am I doing this to begin with? Ma perché ho cominciato questa mia presentazione? Perché faccio tutto questo, diciamo così? Perché lo faccio? It's because they told me I had to clean this up and I didn't want to do it myself. Perché mi hanno detto che c'è da pulire qua e non è che lo voglio fare io, pulizia. I wanted your labor, I wanted you to do this stuff for me. Infatti io voglio della manodopera che venga qua e che faccia questa pulizia. So why do the governments put a tax on the economy? E perché allora il governo ha imposto una tassa sull'economia? And then use their otherwise worthless currency to hire the unemployed they just created? E usa la propria valuta che altrimenti non avrebbe nessun valore per assumere personale? Because they want to provision government. Perché vogliono dare dei servizi allo Stato. They want soldiers for the army. Vogliono per esempio i soldati per l'esercito. Judges in courts for the magistrati legal system, nei tribunali, school teachers, insegnanti a scuola, people to clean the streets, spazzini. Okay, so how do they do that? Come riescono a farlo? Well, just like me, they probably ask people to work for no pay.
Fanno probabilmente come lo sto facendo io, cioè chiedono alla gente di lavorare per lo Stato senza essere pagati. We all know how well that works. Sappiamo bene come funzionano le cose, no? So what they do is they put a tax on everyone. Quindi che cosa fanno? Impongono le tasse. Create millions of unemployed. Creano milioni di disoccupati. Because the economy needs the money to pay the tax and to perché save. L'economia ha bisogno di pagare le tasse, di risparmiare. And then they hire all those people they unemployed to work in the government. E poi assumono tutti questi disoccupati per lavorare per lo Stato. Except they don't. Soltanto che non lo fanno. They don't what? Non lavorano. Oh, they don't hire all the unemployed they created. Oh, cioè non assumono tutti i disoccupati che hanno creato in questo modo. They leave 20 or 30 million people out there. Ma lasciano 20-30 milioni di persone disoccupate. Unemployed and desperate. Disperate, disoccupate. Because the tax was too large for the amount they wanted to spend. Perché le tasse erano troppo alte rispetto alle quantità che voleva spendere lo Stato. Paolo Bernard. Questo è Paolo. I'll drag it out a little bit to give him some time to collect himself. L'allungherò un pochino così lui si riesce a preparare per la sua presentazione. Now I can give you an example of what happened about 200 years ago in Africa. Adesso vi voglio fare un esempio di qualcosa che è successo circa 200 anni fa in Africa. The British wanted to grow coffee in Africa. Gli inglesi volevano coltivare caffè in Africa. So they went down there and picked a nice place to grow coffee. E quindi sono andati in Africa, hanno individuato un posto adeguato appunto per la coltivazione del caffè. Now the people already living there didn't have a monetary system. E la popolazione che viveva in Africa non aveva un sistema monetario. They hunted food and gathered food. Infatti erano raccoglitori, cacciatori. Took care of the children, built their houses, their huts. E tutte le attività, si prendevano cura dei bambini, costruivano le loro capanne. They were busy all day long with real life. Praticamente tutta la giornata erano occupati a far fronte a quelli che erano i loro problemi della vita reale. So how did the British get them to come work in the coffee plant? E a questo punto come sono riusciti gli inglesi a convincerli a venire a lavorare nelle piantagioni di caffè? There was no unemployment, no one was looking for paid work. Non c'erano infatti disoccupati, non c'era nessuno che stava cercando un lavoro remunerato. Just like all of you before I did what? Proprio come tutti voi prima che io facessi che cosa? Before I put the tax on you, right? Prima che io vi imponessi delle tasse, vero? So what did the British do? Quindi cosa hanno fatto gli inglesi a questo punto? After watching me, they did the same thing. Dopo aver guardato quello che ho fatto io, aver visto cosa ho fatto io, hanno fatto esattamente la stessa cosa. 200 years ago. 200 anni fa. They put a hut tax on everybody's hut. Hanno imposto una tassa su ogni capanna. They said, if you don't pay one crown a month. E hanno detto alla popolazione che se non pagavano una corona al mese. 20 crown a month. If you don't pay 20 crown a month, e se non pagavano una corona, 10, 20 corone al mese, we're gonna burn down your hut. Vi bruciamo la capanna. They didn't have one man with a gun, they had the British Army. Questi non è che avevamo solo una persona con la pistola come qua, avevamo l'intero esercito britannico. Now there was unemployment in that village. A questo punto, in questo villaggio, abbiamo avuto la disoccupazione. Can you feel the pressure those people felt? Vi potete rendere conto, capire un pochino quelle erano le pressioni alle quali sono state sottoposte queste popolazioni, no? Now they're running down to the coffee plantation. Ovviamente a questo punto di corsa vanno tutti di corsa alle piantagioni di caffè. To look for a job so they could earn a crown so they don't get their hut burned down. Per prendersi un lavoro, per guadagnare quella corona che gli serve per non farsi bruciare la capanna. Same thing. Esattamente la stessa cosa. And notice the British spent first and then collected the tax. Fate attenzione, cosa hanno fatto gli inglesi? Gli inglesi prima hanno speso e poi hanno raccolto di nuovo, recuperato il denaro tramite le tasse. Everyone else had to work for the money first and then spend it. Infatti tutti cosa dovevano fare? Lavorare innanzitutto per guadagnare il denaro che poi dovevano spendere per pagare le tasse. Okay, so
I'm going to add one thing here because some people ask that. A questo punto aggiungerò ancora qualcosa perché qualcuno me l'ha chiesto. Why would this card suddenly become money and have value to other people, not just the ones who are being taxed? Per quale motivo questo mio biglietto improvvisamente diventa, assume, acquisisce un valore di denaro interessante anche per tutti gli altri e non solo per quelli che sono sottoposti, che sono tassati, che devono pagare le tasse? Perché? Because not everybody in the economy pays a tax, right? Perché non tutti nell'economia pagano le tasse, no? Okay. And you're going to ask that question afterwards, right? So this. Sono sicuro che lei voleva fare questa domanda dopo, vero? Ok, good. Bene, bene. So I'm glad I'm doing it now. Allora, sono contento di averla anticipata. Right. So quindi è possibile che ci siano alcuni che hanno bisogno di questo mio biglietto per pagare le tasse. Who really don't want to clean the floor. Che però non hanno nessuna intenzione di fare gli spazzini. Like David right here. Come per esempio David qua di fronte a me. I was talking to him and... And he does not really want to do that. Gliel'ho chiesto già prima, ma ha detto che non ha nessuna intenzione di spazzare il pavimento. So how is he going to get his card without having to do that? Allora, come riesce David a avere il suo biglietto senza fare il lavoro vero e proprio, senza spazzare per terra? So what he's going to do is offer his shoes for sale. Quello che farà è, per esempio, mettere in vendita le sue scarpe. He's going to sell his shoes for one card each to anybody here who wants to buy them. Praticamente lui si vende le sue scarpe per un biglietto, per uno di questi biglietti che vuole per ogni, alle persone che lo vogliono comprare, che vogliono comprare le scarpe. Hoping that somebody here would be willing to work for an extra half hour to earn two more cards so they could buy his shoes. Sperando che ci sia qualcuno comunque che voglia lavorare qui per una mezz'ora in più in modo da guadagnare un biglietto in più, due biglietti anziché uno, e col secondo biglietto si possa comprare le scarpe di David. Someone else happens to have a bag of tomatoes with him. C'è qualcun altro che per caso ha un sacchetto di pomodori? And he doesn't want to clean this either. E di nuovo quest'altra persona non ha nessuna intenzione di spazzare. So he says, "Hey everyone, I've got this bag of tomatoes." E allora a quel punto dice, "Ehi signori, ho qui un sacchetto di pomodori." So how many cards will you give me for that? Quanti biglietti mi dai in cambio di questi pomodori? Now this man back here. E questo signore qua in fondo, who came late, so he doesn't even have a tax, che è arrivato tardi, quindi non è sottoposto a tasse, he wants that bag of tomatoes. Però vuole quel sacco di pomodori, li vuole. He offers euros. E offre euro, per esempio. This guy says, no, euros are not going to get me out of here. I need this. Però il possessore del sacchetto di pomodori dice, no, io gli euro non li voglio perché con gli euro io non esco da qui. Io ho bisogno del biglietto. How do I get these? Come faccio ad avere questo biglietto? Go work for Mosler. He pays cards. Devi lavorare per Mosler perché lui paga con questo biglietto. So if he wants those tomatoes, quindi se lui vuole quei pomodori, he'll negotiate a price. E innanzitutto può trattare sul prezzo. Maybe if they're beautiful tomatoes, three cards. Possono essere dei pomodori veramente belli, quindi costano tre biglietti. That's what markets do. They determine the price. È questo che succede sui mercati. Si ha la determinazione dei prezzi. And then he'll be coming over looking for a job to pay the car. E allora a questo punto la persona viene e dice, ehi, dammi un lavoro. So he can earn the cards to buy the perché con tomatoes. Il lavoro può guadagnarsi il biglietto per comprarsi i pomodori. Okay, and that's what happens in the economy. E questo è quello che succede nell'economia. You see things for sale in the shops. Vedete i prodotti, oggetti in vendita nei negozi. And everybody wants euro. E tutti vogliono gli euro. Why? Perché? Because someone at the end of the chain has a tax in euro. Perché qualcuno alla fine di tutto la catena deve pagare le tasse in euro. So now you want euro too, so you can buy things. Quindi a questo punto volete anche voi gli euro e potete comprare le cose. That's called monetizing an economy. Questo vuol dire monetizzare l'economia. And what happens when the tax stops? Cosa succede quando non ci sono più le tasse? What happens when I tell you, oh, you know, where is my man? He left. Cosa mi dite se io a un certo punto vi dicessi, oh, dov'è l'uomo lì che era là con la pistola? Se n'è andato. The man with the gun left because he didn't want to get paid in cars. Forse lui se n'è andato perché non voleva essere pagato con i miei biglietti.
But if he's gone, ma lui se n'è andato. Now who's going to work for these? E adesso chi è che viene a lavorare da me per no questi? One, no nessuno. One. Who's going to sell their tomatoes for these? No chi one. È che viene, chi è che ha intenzione di vendere i suoi pomodori in cambio di questi biglietti? Nessuno. Does anyone want to work for lira right now? C'è qualcuno che per esempio adesso sarebbe disposto a lavorare in cambio di lire? Or marks or francs? O marchi o franchi? Or any of the other currencies that can no longer be used to pay taxes? O in qualsiasi delle altre valute che non possono più essere usate per pagare le tasse? No, they're all worthless. No, sono tutte valute che non hanno più nessun valore. And that includes US Confederate dollars, every currency. E questo comprende anche quelli che erano i vecchi dollari confederati americani. When the government stops collecting taxes, quando lo Stato non raccoglie più le imposte, non c'è più l'esazione delle imposte, the value of the money goes away. Con una determinata valuta, questa valuta perde di valore. Now there was one more thing you were going to remind me to tell you. You were going to tell me. C'è ancora una cosa che mi devi, forse mi devi ricordare di dire. Oh, sorry, sorry. I had to tell you something about. About the savings. It was about the savings. Why Italians are rich? Sì, c'era. Sì, è vero. Ti dovevo ricordare riguardo al risparmio. Risparmio. Oh, sorry. Okay. I had to remind you something about the savings. Yes. You had to say that. Okay. So. Thank you. The last thing before I turn this over to Paolo. Allora, l'ultima cosa che volevo dire prima di passare il microfono a Paolo. I'm going to explain why or how Italy is being punished by the European Union. Voglio spiegarvi perché l'Italia viene punita dall'Unione Europea. Because it's such a good saver. Proprio perché l'Italia è un'ottima risparmiatrice. And now that you understand this model, e adesso che vi è chiaro il modello, questo modello che vi ho appena illustrato. You're way ahead of everybody else. Ovviamente voi siete avanti anni luce rispetto a tutti gli altri. And so you'll be able to understand why Italy is being punished and Germany is doing well. Adesso capirete perché l'Italia viene appunto punita dagli altri paesi proprio perché è così un'ottima risparmiatrice. Okay, to understand this you have to imagine. Per capirlo dovete immaginare. There's another group of people just like this. Che c'è un altro gruppo di persone esattamente come questo. But they're over here. Però sono di qua, dietro a me. Okay, this group is Italy. This group of people is Germany. Allora, di fronte a me c'è l'Italia, dietro a me c'è la Germania. The group that's Italy, the tax is 100. The group that's Germany, the tax is 100. Nel gruppo degli italiani le tasse sono pari a 100 e per il gruppo dei tedeschi le tasse sono pari a 100. But because of the structure of the economy, ma proprio per la struttura stessa dell'economia, Italy must save 100 cards. La 100, yeah, 100. You each must save a card. Ogni italiano vuole risparmiare un biglietto, quindi 100 biglietti. So if I offer everybody a job, I'll get. Quindi se offro a ciascuno, ad ognuno, un lavoro, I'll spend 200 cards. Io do via 200 biglietti. 100 to pay the tax and 100 infatti, you're come abbiamo detto prima, 100 per pagare le tasse e 100 per per il risparmio. Now Germany also the tax is 100. In Germania abbiamo detto che le tasse sono sempre pari a 100. But in their economy they only save 50. Però nella loro economia il risparmio ammonta solo a 50. Everyone knows Italians are better savers. Infatti than Germans. Tutti sanno che gli italiani sono migliori risparmiatori rispetto ai tedeschi. Okay. So you know I forgot to explain one thing, but it's easy. Ah, mi ero dimenticato di dire qualcosa, ma comunque è facile. When I tax 100 and spend 200, se io ho un'imposizione fiscale di 100 e do 200, so that you can save 100, in modo che voi possiate risparmiarne 100, they call that deficit spending. Questo viene chiamato spese a deficit da parte mia. È una spesa a deficit, questo è il nome. I spend 200, I only collect 100. Cioè io spendo 200 e ne recupero, ne riscuoto soltanto 100. My deficit is 100. Quindi il mio deficit è di 100. It's also your savings. Però sono anche, questo corrisponde al vostro risparmio. And in fact, in any currency, quindi alla fine della storia, in qualsiasi valuta, just like this, come questa, the government deficit equals the, il deficit dello Stato è pari the savings of everybody else. Al risparmio di tutti gli altri. Ok,
Okay, so everybody got that? È chiaro a tutti? If I spend more than I tax, that's a deficit. Se io spendo più di quello che riscuoto, questo è un deficit. And if I spent it, you got it. E se l'ho speso, ce l'avete voi. Quello che ho speso, ce l'avete voi. Okay, so in Italy. In Italia. I'm running a deficit of 100 cards. Quindi io in Italia ho un deficit di 100 biglietti. Because you're good savers. Perché siete tutti ottimi risparmiatori. And you're willing to work to get the money to e save. Siete disposti a lavorare per guadagnare dei soldi che risparmierete. In Germany. In Germania. The tax is 100. Le imposte sono 100. They only want to save 50. Però vogliono risparmiarne solo 50. So in Germany I only spend. Quindi in Germania io spendo solo 150. 150. 100 to pay the tax and 50 to save. Cioè 100 per pagare le tasse e 50 per il risparmio. So the deficit in Germany is smaller. It's only 50 instead of 100. E questo è il motivo per cui in Germania il deficit è più basso, è soltanto di 50. Now the European Union comes along. A questo punto però entra in gioco l'Unione Europea. It says no one can have a deficit of more than 50 cards. E ci dice che nessuno può avere un deficit che superi i 100 biglietti. No problem for Germany. Ovviamente questo non è un problema per la Germania. I'm already, you know, taxing 100. Perché io già ho un'imposizione fiscale di 100. And spending 150. E spendo 150. And that's all they want to save. E perché è quello il livello di risparmio che vogliono avere. So I'm spending enough to cover the tax and the savings. Quindi con questa mia spesa io includo sia le tasse che il risparmio. So nobody's left unemployed looking for more cards to save. Quindi non c'è nessuno disoccupato che vuole guadagnare altri biglietti che poi utilizza per il risparmio. But Italy's got a big problem now. Però in Italia abbiamo veramente un problema adesso. I only spend 150. Perché se io spendo solo 150, I'm not spending enough. Non spendo abbastanza. To cover the need to pay the tax to get out of here. Per soddisfare innanzitutto il pagamento delle tasse. Plus the amount everyone wants to save. Più quello che ciascun cittadino vuole risparmiare. And actually they must save. E in realtà che devono risparmiare. Okay, and so there are 50 people left looking for a job that pays these cards that can't find it. Quindi ci sono, a questo punto abbiamo 50 persone che stanno cercando un lavoro pagato con il biglietto per pagarsi le tasse. And we call that unemployment. E questo lo chiamiamo disoccupazione. Unemployment is what tells us. E appunto la disoccupazione ci dice that the government isn't spending enough. È un segno che ci dice che lo Stato non spende abbastanza per soddisfare i bisogni appunto del pagamento delle tasse e quello che i cittadini vogliono risparmiare. Quindi cosa ci troviamo adesso con 50 persone in Italia disoccupate che non trovano un lavoro? Structural reforms, training, like we talked about di nuovo before. Riforme strutturali, formazione, come abbiamo già detto. It doesn't change the basic shortage created by me. Però comunque non cambia questa situazione di carenza che ho creato io. Mancano i biglietti. I've been limited by the European Union's deficit limit. Infatti io vengo limitato nelle mie azioni da quelli che sono le imposizioni di limiti del deficit pubblico imposte dall'Unione Europea. Doesn't matter to them, they weren't going to save anyway. Ovviamente questo ai tedeschi non interessa perché intanto non hanno intenzione di risparmiare. Okay, I want to thank you very much and I'll leave the rest to questions. Grazie, afterwards. Grazie, adesso lascio poi spazio per le domande da parte vostra. Paese oggi è oltre il 14%, con punte del 23% nel sud e quella giovanile al 37%. I fallimenti delle aziende italiane sono a un ritmo di 140.000 all'anno, il 30% degli italiani è costretto a ricorrere al prestito, il 38% è in serie difficoltà economica, il 76% è costretto alla flessibilità sul lavoro,
con limiti invalicabili per l'acquisto di una casa o persino per la pianificazione di una famiglia. Il lavoro a chiamata, anche detto intermittente, è aumentato del 75% dal 2007. Chi lavora a queste condizioni sono soprattutto operai e lavorano un settimo degli altri dipendenti. 1.650.000 italiani, se perdessero il lavoro, non avrebbero alcuna copertura o sussidio. Il 50% delle pensioni italiane non raggiunge i 1.000 euro. Il 27% delle pensionate arriva a meno di 500 euro. Un italiano su 5 rimanda le visite specialistiche urgenti per mancanza di mezzi. L'11,2% degli italiani non ha neppure il denaro per le spese mediche ordinarie. L'11% degli italiani non si riscalda d'inverno. Il 19,6% dei laureati non hanno ancora un lavoro dopo 12 mesi dall'aver conseguito il titolo di studio. L'Italia resta in fondo alla classifica OCSE sui salari, scivolando al 23esimo posto su 34 paesi membri. La crescita degli stipendi è ai minimi dal 1983, quando iniziarono le serie storiche ricostruite dall'Istat. L'OCSE dice: l'Italia ha rischio di manovra anche nel 2014, secondo l'Organizzazione Internazionale il rapporto debito-PIL è destinato a crescere anche nei prossimi due anni, mentre i consumi hanno registrato il calo più grave dal secondo conflitto mondiale. Ho cominciato con questa sfilza di numeri dell'orrore che non sono numerini che elenchiamo per il piacere intellettuale degli ascoltatori qua, ma sono tragedie familiari reali, sono bambini che hanno un destino troncato a 7 anni e che non riavranno mai più per il resto della vita, sono famiglie che perdono la capacità di amare perché ossessionate dalla penuria economica, sono aziende che chiudono, gente che si suicida, per la prima volta nella storia si suicidano gli imprenditori come gli operai, non era mai successo da che si ricordi l'esistenza dell'economia, probabilmente dagli assiro-babilonesi in poi. Elenco queste cose che sono tragedie umane immense, ci stanno distruggendo. Ho letto oggi su Repubblica, velocemente, durante i trasferimenti in macchina, che c'è un allarme spaventoso di Confcommercio, sono stati persi 1.600.000 posti di lavoro nel settore, c'è un crollo edilizio che è inaudito dal secondo dopoguerra, la spirale della deflazione italiana non si sta fermando, i politici sono completamente persi nella incapacità di capire cosa fare per fermare questa tragedia. Cipro sta rinegoziando gli aiuti dell'Unione Europea dicendo che non ce la farà mai né accettarli né ripagarli, la Cina sta impazzendo perché ha scoperto il governo centrale che le sue banche hanno prestato soldi a cani, gatti, porci senza preoccuparsi di niente, oggi c'è una bolla speculativa di debito che sta diventando ingestibile, che tra l'altro sarà la causa forse della prossima crisi che viene dopo questa. Questo è un manicomio criminale alla deriva, siamo nelle mani di un manicomio criminale alla deriva. Quando voi vedete in televisione i signori con i capelli da primario, gli occhiali da persona seria, che parlano davanti ai microfoni, questi sono dei pazzi criminali che hanno portato questo sistema alla deriva. Senza escludere nessuno. Non sono persone rispettabili, sono ignoranti, sono dei folli e in minima parte sono dei corrotti che meriterebbero un processo di Norimberga per aver portato l'Europa alla più grande catastrofe sociale dopo la Seconda Guerra Mondiale, tanto per chiarire i termini della discussione. Allora, noi giriamo l'Italia con la Modern Economics Modern Money Theory, diciamo pure che adesso ci scordiamo questo Modern Money Theory che è un nome stupidissimo, che non è neanche stato voluto dal padre creatore della Modern Economics. Io adesso da questo momento in poi dirò solo Modern Economics. La Modern Economics sta girando l'Italia perché il dottor Warren Mosler è uno degli stato, non so se ve l'hanno presentato, è stato uno degli insider bancari più abili degli ultimi 40 anni, è un uomo che ha regolarmente colloqui con i banchieri centrali, cioè coloro che decidono i destini delle economie. È un uomo rispettatissimo dai banchieri centrali stessi che regolarmente gli danno ragione in privato e poi non dicono una parola di quello che si sono detti in pubblico. Giriamo l'Italia per proporre un programma di salvezza economica nazionale basato su dei parametri economici di estrema serietà che affondano, naturalmente la Modern Economics è un'elaborazione moderna di Warren Mosler, ma
Questi principi affondano le loro radici in 100 anni di economia accademica. Non stiamo delle persone che girano col carretto delle pozioni magiche per curare il mal di testa. Partiamo da Knapp per arrivare a John Maynard Keynes, per John Robinson, nomi dell'economia, Minsky, di tutto e di più, insomma, nomi dell'economia veramente, Lerner, eccetera, dell'economia veramente noti proprio alla storia dell'economia e all'economia accademica. Però la Moslem Economics è un'idea originariamente pensata proprio da Warren Moslem. Che cosa diciamo? Diciamo che gli italiani devono aprire gli occhi perché per aver accettato che un manicomio criminale a piede libero ci conducesse dalla quinta potenza mondiale, dal primo paese per produzione industriale nel 2000, non nel 1912, ok? Nel 2000, ai maiali d'Europa, quali oggi siamo ridotti, voi sapete che siamo chiamati i PIGS, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, per portare l'Italia dalle punte di benessere che avevamo raggiunto alla catastrofe di oggi, con i numeri che vi ho appena elencato, le sofferenze che vi ho appena elencato, quello che noi stiamo dicendo è che vi hanno fatto un lavaggio del cervello spaventoso. La prima cosa che vi hanno piccato in testa per convincervi tutti ad accettare il manicomio criminale a piede libero e le sue sadiche punizioni è che l'Italia ha un grande debito pubblico. Che l'Italia abbia un grande debito è indiscusso, che sia pubblico è completamente falso. L'Italia non ha un debito di nessuno di voi, non esiste il debito pubblico. Il debito pubblico è un'invenzione semantica delle economie neoclassiche e neoliberiste che hanno dominato la scena economica negli ultimi 40-50 anni. Allora, il debito non è pubblico per una semplice ragione: quando uno Stato emette una spesa, che è un suo debito, accredita conti correnti di cittadini, aziende che lavorano per lo Stato, infermieri, insegnanti delle scuole pubbliche. Questo non è il debito di quei cittadini, è l'accredito di quei cittadini. Non esiste il debito pubblico neanche quando lo Stato emette un titolo di Stato. Voi sapete che il debito pubblico è ormai formato quasi interamente da titoli dello Stato italiano. Il titolo di Stato che il cittadino o l'azienda compra sono un risparmio del cittadino, che prende dei soldi che stavano in quella banca lì, che guadagnare niente, li mette su un titolo di Stato per guadagnare un interesse superiore. Questo è il credito del cittadino. Spesa pubblica più titoli di Stato sono esattamente il credito di tutti quelli che non sono il governo, lo Stato, il Ministero del Tesoro, la Banca Centrale, il Ministero delle Finanze, cioè 67 milioni di italiani più di quelli che all'estero comprano i nostri titoli. Sono esattamente il nostro risparmio, il nostro credito. Non c'è un debito pubblico, c'è un credito pubblico. Però ci hanno tutti convinti che c'è un debito pubblico, i nostri nipoti hanno un debito da ripagare, ogni famiglia italiana ha 33.400 rotti euro da ripagare, balle, bugie inesistenti, fandonie, non esiste nulla di tutto questo, però ci hanno convinti che avevamo un debito pubblico da palloni gonfiati e adesso ci meritiamo la giusta punizione del manicomio criminale alla deriva. Tutto sbagliato, l'Italia, dati della Ragioneria dello Stato, date dalla Ragioneria dello Stato italiano, l'Italia lungo tutti gli anni 60, 70, 80, 90, fino ad arrivare all'inizio degli anni 90, aveva un debito pubblico che era inferiore, ripeto, inferiore alla media europea. Non è vero che l'Italia ha un debito pubblico pallone per cui oggi paga dei prezzi, la giusta punizione. Dopo gli anni 90 il debito pubblico italiano scavalca la media europea, ma di pochissimo, il grafico è estremamente chiaro, la Ragioneria dello Stato italiano. È anche falso che le amministrazioni pubbliche italiane abbiano scialacquato, abbiano buttato via dei soldi, che ci fossero i ladroni, che c'erano, ma i ladroni non sono riusciti neppure a portare le spese delle amministrazioni pubbliche italiane sopra la media europea. Se guardiamo i grafici della Ragioneria dello Stato e i dati precisi, l'Italia sta sempre al di sopra o un po' al di sotto, un po' al di sopra, un po' al di sotto, ma di pochissimo della media europea. In particolare l'Italia spende sempre meno nelle amministrazioni pubbliche di un paese come la Francia, di un paese come il Belgio. Non è vero che le nostre amministrazioni pubbliche hanno speso esageratamente e oggi ci meritiamo la giusta punizione dell'austerità nel manicomio criminale a piede libero. L'Italia era il paese della liretta, il paese dell'inflazione, il paese che doveva entrare in Europa per combattere l'inflazione, perché noi eravamo quelli che avevano l'inflazione più alta di tutti.
Falso. L'Italia non ha mai avuto un'inflazione alta. Serie storica dell'inflazione Istat 1954-2010, andatevela a cercare, la leggete tranquillamente, è su internet disponibile a tutti. Si vede che l'Italia nel 1954 ha delle inflazioni che sono assolutamente nella linea dei normali tassi di inflazione di un paese che va bene. 2%, 3%, 4%, 5%, 2%, 3,8%, 4,2%, eccetera, eccetera. L'impennata dell'inflazione italiana avviene nel momento in cui si impenna l'inflazione di tutti i paesi del mondo. 1973, guerra del Kippur. Il petrolio passa da 3 dollari al barile a 40 dollari al barile dalla mattina alla sera, l'inflazione schizza in alto in tutti i paesi del mondo e anche in Italia. Finita la crisi petrolifera 1 e finita la crisi petrolifera 2, che finisce poco dopo l'inizio degli anni 80, l'Italia registra un tasso di inflazione che va a scendere e si allinea a quello di tutti gli altri paesi. Sì, sono una conferenza. Ok, allora, che cosa succede qui? Interessante da vedere una cosa, l'italietto della rete dell'inflazione non è vero che ha mai avuto un'inflazione altissima, è una palla, non è assolutamente, particolarmente nella crisi del 92, e tutti i tromboni televisivi, i miei colleghi Giannini e compagnia bella, vi dicono che l'Italia del 92 aveva un'inflazione altissima, stava per fallire, assolutamente non vero. L'Italia del 92 non aveva l'inflazione alta. Sapete quando ha avuto un'inflazione molto alta l'Italia? Nel 1980. Nel 1980 l'Italia registra un tasso di inflazione del 21,2%. 21,2%, una cosa africana, d'accordo? Sapete che cos'era l'Italia nel 1980? Era il primo paese risparmiatore del mondo, il primo. Stracciava il Giappone e gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania, stracciava tutti. Le famiglie italiane nel 1980 risparmiavano, con l'inflazione al 21,2%, risparmiavano il 25% dello stipendio, ogni famiglia italiana, in media. C'erano quelli che ne risparmiavano il 50%, quelli che ne risparmiavano il 10%, ma la media era la più alta del mondo. Noi mandavamo i figli a scuola, lavoravamo, facevamo funzionare le aziende, assumevamo persone, aprivamo bar, facevamo tutte le attività possibili e immaginabili e in più risparmiavamo il 25% del reddito, con l'inflazione al 21,2%. Oddio, allora l'inflazione è un problema? No, e comunque l'Italia non l'ha mai avuta. Okay? L'italietta della liretta deve accettare la giusta punizione delle austerità del manicomio criminale a piede libero perché gli italiani non sanno lavorare, sono sfaccendati, sono degli sfaccendati, si mettono lì nel naso sul lavoro, non sono i lavoratori tedeschi, balle, non è assolutamente vero. European Round Table of Industrialists, questa è la più grande lobby industriale e finanziaria del mondo, pubblica rapporti che sono di un rigore estremo, perché sono i rapporti che vanno nelle mani delle grandi industrie come la Siemens, come la Mercedes, come la Citroen, come l'Alcoa, come tutti i grandi colossi industriali del mondo, e ci hanno istruito del fatto che gli italiani nel mondo del lavoro sono un popolo di persone che lavora benissimo, cioè esiste un parametro che si chiama unit labor cost. Il unit labor cost è un parametro che misura il costo del lavoratore al suo datore di lavoro e il quanto produce quel lavoratore per il suo datore di lavoro. Chiaro che più la media intera è bassa, meglio è quel lavoratore, più la media intera è alta, peggio è quel lavoratore. La Germania si attesta a una media di 38, l'Italia sta sopra la Germania, un pochino peggio della Germania, sapete di quanto? Quanti punti? 10, 12, 15? 0,2. L'Italia sta a 0,2 peggio della Germania, un'inezia, sta al di sotto, cioè è migliore come produttività del lavoratore e come costo del lavoratore della Gran Bretagna e della Danimarca. È una balla che i lavoratori italiani non sanno lavorare, è assolutamente falso, d'accordo? Per cui non è vero che noi dobbiamo prenderci la giusta punizione del manicomio criminale a piede libero perché non siamo capaci di lavorare. L'Italia ha perso il treno della Germania, ci dicono in televisione, perché la Germania ha saputo prendere il treno negli anni 90, ha saputo rimodernare le sue aziende, ha saputo applicare politiche che questa nazione di politici sciagurati non è stata in grado di fare. L'Italia ha perso il treno e oggi deve pagare la giusta punizione dell'austerità del manicomio criminale a piede libero. Falso. L'Italia, secondo i dati della Banca d'Italia, bollettino statistico annuale del 2011, era nel 2000 il primo paese industriale d'Europa, il primo, numero uno. Sapete chi era l'ultimo? L'asino della classe, la Germania. Dov'è che abbiamo perso il treno della Germania? Io direi che è la Germania che ha perso il treno dell'Italia.
Ma ecco perché la Germania fa di tutto per trascinare l'Italia nell'Eurozona. Ecco perché i tecnocrati tedeschi come Theo Weigel allora si sbracciavano per permettere all'Italia di entrare nell'Eurozona anche se non aveva i parametri giusti. Perché? Per forza, perché andava distrutta l'Italia, il grande concorrente della Germania. La Germania era l'asino della classe e col trucco dell'Eurozona prende l'Italia e lo fa diventare l'asino della classe e la Germania diventa la prima della classe. E il trucco è molto semplice. È quello che ha spiegato Warren Mosler adesso. Un grande paese di risparmiatori, nel momento in cui si va a colpire col trattato di Maastricht la capacità di spesa deficit, più è il risparmio, più questo paese è colpito. Sapete, capite cosa voglio dire? Cioè, è come dire, se io sono 110 kg e mi riempite di freccette e quell'altro è 50 kg, è ovvio che mi prendo più freccette di quell'altro, semplicemente perché sono più grande, ok? E quindi sono fuori più. Questo è il trucco della Germania. L'altro trucco è stato questo. Nel momento in cui ci tolgono le sovranità monetarie col trattato di Maastricht, ci tolgono la lira, tolgono il marco, tolgono il franco e via dicendo, che cosa succede? Lo Stato, che una volta era l'emissore della propria moneta, non la doveva chiedere assolutamente a nessuno, il Ministero del Tesoro italiano inventava la lira di sana pianta e la spendeva a deficit, per fortuna, e siamo passati da un paese bombardato a livello dell'Albania nel 1945 alla quinta potenza mondiale alla fine degli anni 70. Bene, l'Italia si ritrova senza la propria moneta, ok? La Germania si ritrova senza la propria moneta. Dobbiamo tutti andare a chiedere i soldi in prestito ai mercati dei capitali privati, che sono coloro che li ricevono dalla Banca Centrale Europea, che oggi è il padrone dell'euro, l'unico esistente padrone emissore dell'euro. Banca Centrale Europea inventa l'euro, lo dà ai mercati dei capitali privati, tutti gli stati vanno a bussare alle porte della finanziaria. Esattamente come il cittadino che esce da qua, va alla finanziaria e dice toc toc toc, ho bisogno di 10.000 euro. Esattamente la stessa cosa, l'Italia, la Spagna, la Germania, tutti fanno questo oggi. Una cosa che dal punto di vista della sovranità monetaria e parlamentare è ignobile. Va bene, lo facciamo tutti. Ma allora cosa succede? Che gli usurai della finanziaria a quel punto cosa fanno? Ti guardano come sei messo. Ok, ti devo prestare dei soldi, ma tu che avevi un debito pubblico prima dell'euro, che non era assolutamente un problema perché lo finanziavi con la tua moneta, oggi è un debito pubblico che devi finanziare con la mia moneta, dice la finanziaria, che non è la tua. Bene, allora, siccome tu non hai la moneta per finanziare il debito pubblico, è chiaro che più grande è il tuo debito, più ti aumento i tassi di interesse, più ti presto a rischio. Quindi aumenta il tasso di interesse, più piccolo è il tuo debito e meno ti do tassi di interesse. Ecco come è successo che la Germania ha cominciato a prendere in prestito al 2%, all'1,8%, l'Italia al 4%, al 4,2%, al 4,8%, al 4,5%, 5,6%, 6,4%, 7%, 7,8%. Andate avanti così, non dico 10 anni, bastano solo 3 anni. Un paese si strangola, quell'altro fiorisce. I tedeschi sapevano benissimo questo. Hanno rinunciato al marco perché sapevano che questo sarebbe successo. Di colpo l'Italia, primo paese industriale d'Europa, con un grande debito pubblico che non era un problema, andando a bussare alla finanziaria, diventa penalizzata, estremamente penalizzata, e crolla. E infatti la Germania va su, e gli altri crollano tutti, anche la Francia, cioè il partner cretino della Germania, quelli che hanno voluto l'Eurozona senza capirci niente, e oggi soffrono. Ok? Un'ultima cosa poi ho finito perché è sempre bene essere brevi, concisi, senza annoiare le persone con dei discorsi che non finiscono più. C'è una cosa importante da dire, una cosa molto importante da dire. Guardate che dovete tutti mettervi in testa che euro o non euro adesso. Parliamo semplicemente di che cos'è un sistema politico che abbia senso per i cittadini, per i figli, per le famiglie, per le aziende, per i negozi, per le edicole, per i comuni, per le amministrazioni. Parliamo di un sistema politico-economico che abbia senso per noi, perché noi siamo 67 milioni in questo paese, d'accordo? I politici sono un mucchietto, i tecnocrati sono un mucchietto esiguo di nessuno. Siamo noi padroni qua, d'accordo? Allora, un sistema economico che abbia senso si deve dividere in questo modo. Ci deve essere un'amministrazione dello Stato, da una parte, e tutto il resto della nazione dall'altra. I cittadini, gli elettori, le aziende, i negozi, le attività, i comuni, gli amministratori locali, eccetera. D'accordo? Siamo seduti al tavolo della partita dell'economia. Due giocatori, il governo, Stato e il resto dei cittadini. È ovvio che a un tavolo di questo tipo, giocando a carte, tutti e due non possono vincere. Chiunque abbia mai giocato a carte in vita sua sa
che due giocatori di carte insieme non possono vincere. O uno perde e l'altro vince, o l'altro perde e l'altro vince, e via così dicendo. Quando lo Stato, che è seduto al tavolo del gioco da carte con tutti noi, decide che almeno non vuole perdere, dice, e lì con le carte in mano dice, beh, io non ci voglio perdere neanche un centesimo, quindi cosa fa? Mette sul tavolo da gioco 100 monete e poi ne vuole, pretende di rivincerne 100. Fa il pareggio di bilancio, spende 100 in Italia, tassa 100, ha fatto il pareggio di bilancio. Che cosa vuol dire? Che l'altro giocatore ha in mano niente. 67 milioni di persone si ritrovano senza un becco d'un quattrino dato dallo Stato. Allora, fatemi capire, lo Stato è il monopolista della moneta, noi non la possiamo fare la moneta, non mi risulta che quelli di Colante possano stampare soldi, neanche questa banca può veramente stampare soldi. Ok? Perché verremmo tutti arrestati. Allora scusate, come facciamo a vivere e a risparmiare? Quello ci dà 100 e poi vuole rivincerne 100. E noi con cosa viviamo? Con cosa risparmiamo? Poi non solo, lo Stato dice no, ma per fare bene, oltre ad aver messo il pareggio di bilancio in Costituzione, che è una idiozia contabile che distrugge la ricchezza del paese, per fare ancora meglio voglio fare il surplus di bilancio. Io voglio giocare 100 soldi e vincere 120. Allora lo Stato gioca 100 soldi, se li riprende tutti in tasse e in più vi succhia dalle tasche altri 20 soldi. È il surplus di bilancio. Noi andiamo a finire nel precipizio dell'Albania e del Kosovo nell'arco di 2 anni, 3 anni, 4 anni. Questo è il vero surplus di bilancio. D'accordo? Che senso ha? Qual è il risanamento che viene fuori da una roba del genere? Spiegatemi. Qualcuno mi può... Io vorrei che Letta mi spiegasse. Letta, per favore, mi vuoi spiegare dov'è che arriva il risanamento se lo Stato, giocando a carte con 67 milioni di cittadini, mette 100 e toglie 100 a fa pareggio di bilancio, o addirittura mette 100, si riprende tutti i 100 in tasse e in più vi succhia via dai risparmi 20. A tutti voi, dov'è il risanamento? Si risana un numerino al Ministero dell'Economia e del Tesoro, d'accordo, e 67 milioni di persone vanno in vacca, chiudono aziende. Tutti i dati che ho appena citato, i disastri dell'economia, i disastri del commercio, i disastri dell'edilizia, i disastri della disoccupazione giovanile, questo accade. Chi è che ha detto che questo è il risanamento? Chi può sostenere che è il risanamento questo? Allora è logico, e qui ho concluso, che quando uno Stato che esiste come Stato nel nome dei suoi cittadini si siede al tavolo da carte, deve per forza perdere con i cittadini, non può pretendere di fare il pareggio né di vincere. Deve spendere 100 e ritirare 70, deve spendere 100 e ritirare 80 e lasciare sempre un gruzzoletto in mezzo a noi, in modo che noi possiamo non solo pagargli tutte le tasse che ci chiede, ma anche risparmiare un pochino, anche vivere. D'accordo? Questo è il deficit di bilancio, che lui vi ha rispiegato con altre formule molto meglio di quello che ho fatto io adesso. Allora la Modern Economic Modern Money Theory dice che uno Stato che sia sano, e aperta parentesi, lo Stato oggi per noi purtroppo è la BCE, quindi uno Stato che sia sano o la BCE che si comporti in modo sano devono operare deficit di bilancio anno dopo anno, sempre, se no noi rimaniamo a secco o veniamo strangolati. Grazie. Qualcuno della MMT qua per le domande? Cioè, avete un microfono gelato? C'è un microfono gelato? Ok, adesso cerchiamo di fare delle domande. Le domande al signor Mosler, al signor Parra. Ok, qualcuno vada nel pubblico. Qualcuno se sente fare delle domande, qualcosa per chiarire, vedevo la signora, che si tratta, giustamente se avete dei dubbi o delle cose, dico ma non è possibile, ma una cosa del genere, così, ma cosa ci hanno detto finora? Fatele pure, perché è questo il momento per crescere, comunque per valutare. Prego, signora. Buonasera, intanto grazie a chi ha organizzato e grazie a chi ha speso il proprio tempo qui con noi. Ho una domanda
piuttosto concreta, estremamente condivisibile quello che ho ascoltato oggi, che in parte avevo già letto in alcune pubblicazioni, però diciamo mi lascia piuttosto, come dire, mi lascia con questa domanda. Bene, l'ho ascoltato, l'ho condiviso, adesso torno a casa e cosa faccio? Molto semplice come domanda. Risposta, lei torna a casa e come prima cosa fa la cosa più importante, che è quella di aprire il cervello e la consapevolezza di chiunque lei conosca, perché perché senza sapere queste cose è impossibile che qualunque cittadino, dal cittadino più semplice al cittadino più acculturato, possa ribellarsi a questo manicomio criminale a piede libero. La seconda cosa che lei può fare è di aderire a quello che sarà annunciato fra un po', che posso delineare brevemente, un programma politico della Mosley Economics per riuscire ad arrivare concretamente nel palazzo. Allora, noi vorremmo, escludendo l'idea di fare un partito politico, perché vorrebbe dire creare una nicchia di gente che esclude chiunque altro, noi invece rimaniamo fedeli all'idea che siamo al servizio di tutti gli italiani, chiunque, di qualunque partito, di qualunque orientamento politico. Allora, escludendo l'idea di fare un partito, noi faremo questo: vorremmo censire, fare un censimento di quanti cittadini, oltre agli attivisti in Italia, hanno conosciuto la Mosley Economics, sono in accordo col programma di salvezza economica, concordano con l'idea che questo manicomio criminale a piede libero va fermato subito, contarli professionalmente, vedere quanti siamo, non so, 30.000, 40.000, 100.000, 200.000 in tutta Italia, ok. Noi diremo alla politica, questi 250-60 mila italiani creano una lista di candidati approvate dalla Mosley Economics. Okay? E questa lista dirà al politico di turno di qualsiasi partito: lei può accedere a questo bacino di voti solo se si impegna a capire che i deficit sono troppo piccoli, che la Mosley Economics va a portare in Parlamento per la salvezza del Paese. E quindi lei potrà, a quel punto, dopo aver divulgato ad altri cittadini, anche a dare il suo nome, il nome della sua famiglia, chi vuole, per ampliare questo bacino di voti disponibili per chiunque in politica voglia portare la Mosley Economics in Parlamento. Scusi, posso ancora chiedere una cosa in più rispetto a quello che... Allora, molto interessante quello che mi sta dicendo, però... Le persone hanno bisogno di prove tangibili e devo dire che negli ultimi anni le prove tangibili che ci sono tornate indietro da questo tipo di impegno, che sicuramente tanti di noi hanno messo come gesto politico, come atto civile, come atto sociale, è tornato indietro in maniera abbastanza deludente. Quindi non ci vede una difficoltà lei in questo? Non so se sono stata chiara, ma sì, perché non voglio entrare in polemica, voglio solo capire come la pensate concretamente da questo punto di vista. Rapidamente, il mondo perfetto non esiste. Allora, no, questo come diceva Churchill, la democrazia è il sistema più imperfetto del mondo, ma è il migliore che conosco. Quindi purtroppo non c'è altro modo, dobbiamo fidarci di rappresentanti politici che... Poi naturalmente, signora, se lei vuole candidarsi con noi si candida, eh? Cioè, voglio dire, non è che è impedito a cittadini più trasparenti, più puliti del politico medio di accedere alla lista dei voti della Mosley Economics. Però nel momento in cui un politico già in carriera si presenta e dice mi impegno, dobbiamo dargli fiducia. È chiaro che poi molto spesso tradiscono il mandato, tradiscono tutto quello che hanno promesso. Però intanto sarà molto importante che questa cosa divenga pubblica, vada sui giornali, entri in Parlamento e mi creda, poi anche l'eventuale tradimento del politico di turno, la delusione, sarà molto inferiore a quello che guadagneremmo con un'esposizione pubblica e mediatica di questo tipo. Sono d'accordo, volevo semplicemente sentirmelo ribadire pubblicamente, grazie. Passiamo ad altri... Chi è che va a pigliare i microfoni? Buongiorno, mi chiamo Fabio. Da quello che lei diceva, io ho capito, ma magari mi spiegherà che ho capito male, che la vostra soluzione sarebbe una soluzione
del tipo quella dei governi Craxi, ovvero un'economia molto incentivata dallo Stato, facendo girare soldi e indebitandosi. Però l'esperienza ha avuto tutta una serie di, diciamo, effetti collaterali che conosciamo. Mi sbaglio? Capisco? Mi sì, dunque, sbaglia, nel senso che qui nessuno ha mai preso Craxi come modello economico, prima cosa. Secondo, però, lei sbaglia radicalmente nel considerare l'economia della Prima Repubblica un'economia che ha avuto con le conseguenze che sappiamo. È esattamente il contrario. L'economia della Prima Repubblica è l'economia che ha permesso all'Italia di essere il paese che è arrivato a essere, dell'economia dei tecnici che sono venuti dopo che ha distrutto l'Italia. I dati sono quelli che sono evidenti, voglio dire, no? Noi abbiamo, fra l'altro, se lei guarda i grafici della Ragioneria dello Stato, lei scopre che la Prima Repubblica ha creato un debito pubblico non superiore al 100% del PIL, e il salto al 124-138% l'hanno fatto i tecnici, il centro-sinistra, l'ha fatto D'Alema, l'ha fatto Prodi, l'ha fatto Padoa-Schioppa, l'ha fatto questa gente qua. Quindi, e questi sono i grafici della Ragioneria dello Stato, per cui non dobbiamo sfatare questa idea che l'Italia dei ladroni era l'Italia che poi sono diventati peggiori oggi di quelli che erano con Craxi, magari ancora avessero quei ladroni là, perché oggi rubano molto di più, ma bisogna sfatare l'idea che l'Italia dei ladroni era un'Italia che aveva impoverito il paese. Esattamente il contrario, i dati di Tangentopoli dicono che l'intera stagione di Tangentopoli ha sottratto l'1% del prodotto interno lordo italiano, tutta l'intera stagione delle ruberie di Tangentopoli. La crisi economica ha rubato qualcosa come il 4,8%, la crisi finanziaria e l'eurozona hanno rubato il 4,8% del prodotto interno lordo italiano, per una cifra equivalente a 465 miliardi di euro che sono spariti dalle tasche degli italiani e delle aziende. Quindi noi vogliamo un'economia certamente non delle tangenti e della spesa buttata al gabinetto. La Maastricht Economics ha stilato un programma di salvezza economico nazionale dove noi, che è disponibile, chiedete ai ragazzi qui dalla MMT, è gratuito, c'è anche in copia cartacea, è là, credo che sia al banchetto. E in questo programma noi rispondiamo voce dopo voce a come va gestita l'economia dell'Italia, che riprende in mano il proprio destino, la propria economia, salva i propri figli e si stacca dal manicomio criminale piede libero dell'Eurozona. Non c'è assolutamente niente che abbia a che fare con l'economia craxiana. Pronto? Niente, volevo solo così una... perché qui sentiamo delle parole comunque che già sappiamo, anche questi dati, tutto... li vediamo tutti i giorni, però fare un qualcosa che veramente ci possa tornare a quegli anni 70 dove eravamo i primi della fila. Perciò cosa ne pensate voi se invece di avere un politico che prende questi voti e cerca di fare qualcosa in mezzo a questa marmaglia che non riuscirà a far niente, mandare un politico veramente che dica vediamo di riprenderci quegli anni, cioè torniamo, facciamo un passo indietro, torniamo a quella benedetta lira che avevamo. Beh, il nostro programma, se ragazzi potete farlo vedere, i ragazzi dal banchetto, mettetelo. Il nostro programma si chiama Non eravamo i pigs, torneremo in Italia. Allora, io ho già detto che qualunque cittadino che abbia simpatia per la Maastricht Economics e per quel programma di ritorno a un'Italia sovrana e ricca, voglia candidarsi nella nostra lista, si candida, non c'è nessun problema, non c'è bisogno di aspettare che il fassina della situazione si faccia avanti, che poi non si farà mai avanti, perché quello, figurati, centro-sinistra, però, o anche per dire Crosetto o gente del genere, centrodestra. Quindi chiunque voglia farsi avanti di noi si può candidare e tentare di acquisire questo bacino di voti per portare dentro il palazzo questa proposta economica, assolutamente sono d'accordo. Buonasera, d'accordo sull'analisi e sulla ricetta sostanzialmente, però ce l'avete in mente un cuoco e soprattutto un cuoco che abbia la physique du rôle per andare a scontrarsi con quelli che sono i poteri pazzescamente forti che stiamo sperimentando sulla nostra pelle ormai da anni? Sì, no, l'abbiamo in mente molto chiaramente, lei. No, perché ride?
chiedo scusa, lei più lui. Questi sono i cuochi. Cioè, cosa aspettiamo? Che ci sia il politico illuminato che dica prendo la vostra bandiera di cittadini nelle condizioni che ho ridotto l'Italia, vado a Bruxelles a fare la battaglia, ma figuriamoci. Deve essere l'opinione pubblica che si fa sentire. L'opinione pubblica che dice noi basta, siamo basta, l'Italia dice basta sta roba. Questo è un manicomio criminale a piede libero. Ci ha fatto un danno spaventoso che, come dice il signore, sui giornali tutti i giorni, poi ho dei dubbi che tutti voi sapeste prima di averlo sentito qua che l'Italia non era un paese indebitato eccessivamente, che non era un paese di... cioè tutte cose che in effetti non tutti sapevano, adesso magari forse lei le sapeva, ma non tutti credo che le sapessero. Comunque, a parte questo, sono i cittadini che devono farsi sentire, devono farsi sentire i cittadini, non c'è speranza. Poi magari avremo la fortuna di trovare quel personaggio, questa ragazza che si alza, ha una capacità intellettuale immensa, si veste da politico, porta il programma in Parlamento e fa scatafasci. Ma non possiamo aspettare questo tipo di fortuna, devo far sentire i cittadini, se i cittadini non vogliono farsi sentire si tengono in manicomio. C'è un signore che vuole fare una domanda. Sì, ma non ha importanza, no. Facciamo un attimo in ordine? Se siete d'accordo. Magari a quello che ha detto adesso Paolo Matas, poi sennò poi... Vabbè, prima signore. La replica. Se siete d'accordo faccio fare una replica. Arrivo, non c'è problema. Chiedo scusa, il problema è mediatico. Cioè, noi stiamo combattendo ovviamente... davvero a mani nude contro i carri armati. Il problema è il controllo totale dei media da parte delle forze del Partito Unico dell'Euro. E quello che non ho ancora sentito dire con sufficiente forza, mi sembra, anche se so benissimo come la pensate, è il fatto che per poter fare tutto quello che avete detto bisogna uscire dall'Euro. È assolutamente necessario, perché è impossibile anche soltanto pensare che la Banca Centrale Europea possa fare quello che avete detto, non lo farà mai, lo sapete benissimo. Quindi è pura illusione. Il discorso, per esempio, della spesa deficit, il fatto che adesso lo Stato in qualche modo è la BCE, mi trova concorde, ma quando mai la BCE, che sta andando con la sua complice, la Commissione Europea, eccetera, sta andando in tutt'altra direzione, con i trattati di Lisbona, di Velsen, di Maastricht, che ci strangolano, quando mai questa specie di grande macchina da guerra prenderà una direzione che sia anche soltanto vagamente compatibile con quello che voi avete detto, dal momento che non solamente i parametri di Maastricht sono stati mantenuti, ma sono stati addirittura resi più restrittivi col fiscal compact che fissa il limite, appunto, deficit PIL allo 0,5%. Quindi stiamo andando in una direzione radicalmente opposta. Non possiamo aspettarci nulla dalla BCE e nulla dall'Unione Europea. E l'unico modo per fare quello che voi dite è uscire dall'euro. È questo che volevo dire. E come facciamo a uscire con tutti i media che dicono l'esatto contrario? Non potete ribaltare su di noi cittadini la responsabilità di una cosa che non riusciamo a fronteggiare, perché noi non controlliamo i media. Allora no, io rispondo alla prima domanda, alla seconda domanda risponde Warren Mosler. La prima domanda è sui media. Io sono un giornalista e io ho cominciato 27 anni fa a fare giornalista, proprio ho passato i giornali, giornalini, giornaletti, giornaloni, televisione, Rai, ho fondato Report, eccetera. So benissimo come funzionano. L'unica cosa su cui sono d'accordo con Beppe Grillo è proprio il rifiuto di parlare ai giornalisti, e poi fra l'altro se l'è anche rimangiata questa cosa, però pazienza, perché sono proprio veramente una classe di infami, sono dei pusillanimi, dei vermi, si autocensurano dalla mattina alla sera. Sappiatelo, che ve lo dico per testimonianza personale, nei giornali non c'è il caporedattore che censura, è il giornalista che si censura, si autocensura, sono vermi a questo livello. Allora, signora, il problema è questo, l'attenzione mediatica non ci sarà mai da qui ai prossimi 70.000 anni, se non forzate voi cittadini, i media, a parlare di voi. Mi dispiace, voi fate l'applauso perché vi sentite sollevati dalla responsabilità, e questo è sbagliato. Voi non dovreste applaudire una cosa del genere, voi dovreste dire ok, se i media non parlano di noi perché noi siamo vigliacchi abbastanza, perché noi siamo pusillanimi abbastanza da non essere capaci di obbligare i media a parlare di noi. Quando un movimento come questo
prende un pacchetto di voti registrati da 200, 300, 600, 700 mila, un milione di italiani, ha voglia che i media ne parlino, ha voglia che ne parlino. Noi dobbiamo costringere a parlarne, è inutile che speriamo che sti degenerati si svegliano una mattina, cambiano completamente la loro natura che ce l'hanno da 70 anni così e ci diano ascolto. Questo è impossibile. Per quello che riguarda invece il discorso della impossibilità della BCE di cambiare idea, lascio la risposta a Warren Mosler. I agree, it looks impossible to me. Sì, sono perfettamente d'accordo. È impossibile che succeda. I was talking to a senior German economist a month ago. Infatti, un mese fa io parlavo con un alto funzionario, un economista tedesco. In Washington. A Washington. And he agreed that the only hope was for the European Union to relax the deficit limits. E lui mi ha detto chiaramente che per l'unica cosa che spera è che l'Unione Europea possa allentare appunto quelle che sono le misure di mantenimento, di contenimento del deficit. We went through the numbers and determined right now the right size deficit is maybe 8 or 10% of GDP, not 3%. Abbiamo visto insieme un pochino abbiamo fatto i calcoli insieme e abbiamo visto che effettivamente un rapporto giusto deficit e PIL si debba girare non al 3% come ci viene richiesto, ma intorno all'8-9%. Which means governments like Italy must restore public services. Questo significa che lo Stato italiano deve ripristinare, riavvivare i servizi pubblici and reduce regressive taxes like the VAT, just get rid of it. E ridurre imposte molto aggressive come l'IVA. So people can go back to living a normal life. In modo che tutti noi possiamo tornare, tutti gli italiani possano ritornare a avere una vita normale. This was a senior German economist. Questo era un importante economista tedesco. And then he said, but it's not going to happen. Però ha aggiunto, questo non potrà succedere. He said the attitude at Brussels. Infatti l'atteggiamento a Bruxelles. They've come too far with austerity to turn back. È andato troppo oltre, è andato troppo avanti per poter ritornare indietro, per poter rimangiarsi un po' quello che ha fatto finora. They sit there with their 500 euro lunches at taxpayer expense talking about how they've gone too far to come back to turn around. Infatti quello che sono andati troppo avanti in queste loro azioni per poter rifare marcia indietro. Okay. Now Italy's option is the only practical option then is to go back to the lira, begin taxing and spending in lira. E quindi l'unica opzione disponibile per l'Italia è di ritornare all'euro e di ritornare alla lira e di cominciare a imporre le tasse e a spendere in lire. You gotta be careful, you can get me hurt. Scusate, sono stanco. Okay, but there's a problem with that. Però per questo c'è un problema. The problem is the government has to spend enough to cover the tax bill plus the savings. Di nuovo, come dicevo prima, lo Stato deve spendere abbastanza per soddisfare quelli che sono i bisogni di imposizione fiscale e di risparmio. Must have a larger deficit. E questo significa che deve avere un deficit ancora più alto. Well, if you go back to the lira with the same people in charge. Perché se noi ritorniamo alla lira con le stesse persone che ci guidano, they're going to show their intelligence by trying to balance a budget. Di nuovo continueranno a dimostrare la loro intelligenza cercando di portare il bilancio in pareggio. They'll raise taxes more and cut spending. Di nuovo continueranno a fare la stessa cosa, cioè aumentare le imposte e tagliare sulle spese. And they'll make it worse. E la situazione sarebbe ancora peggiore. So you need leadership that understands. Quindi avete bisogno di leader che si rendano conto e che capiscano le cose semplici che vi ho spiegato prima. Okay, now all the professional economists understand it. So, non tutti gli economisti professionisti le capiscono, but not the political leadership.
o comunque, scusate, tutti i professionisti politici, gli economisti professionali lo capiscono, ma non tutti i politici capiscono queste cose. Not the economists who are paid to just spew out propaganda, not those people. Non ovviamente quei economisti che vengono pagati soltanto per divulgare solo nozioni propagandistiche. But they're serious economists. Ma intendevo gli economisti seri, professionisti. Who get paid to be accurate with their forecasts. Che vengono pagati per emettere delle previsioni e delle ipotesi accurate, precise. Niente, io volevo dire che oggi abbiamo una situazione che mai si era verificata. Imprenditori, lavoratori, eccetera, sono tutti convinti che la necessità è quella di lavorare insieme. Io a Imperia ho cominciato un certo tipo di discorso che si può fare in qualsiasi comune. Rivolgermi intanto alla Camera di Commercio perché organizzi dei meeting tra operatori economici, eccetera, e che facciano tra di loro questo discorso, in modo che siano loro a portare la gente verso un'idea del genere. Però chiaramente Imperia è piccola, ma Savona un po' più grande, poi c'è Albisola, poi c'è Milano, poi c'è Roma. Se tutti cominciassero a spingere sugli operatori economici della città, si arriva a un discorso. Oggi come oggi, poi c'è un'altra cosa, che noi abbiamo una assentarsi dal voto oltre la metà degli italiani, più un altro quarto che sono quelli che hanno espresso un dissenso senza magari sapere dove andare a finire, ossia l'80% degli italiani vogliono uscire da questo impasse, per cui lavorando attraverso gli amministratori che abbiamo e lavorandoceli, ossia istruendo anche loro, arriviamo a un risultato. Io le rispondo in questo modo. Lei ha esposto un'idea che dal punto di vista teorico è perfetta, nessuno può dire niente. Nella pratica, fra la sua idea e la realizzazione, cosa c'è? C'è per esempio il più grande sindacato italiano, che è la CGIL, che è talmente stupido, talmente ridotto male, talmente corrotto, che ha smesso completamente di parlare di piena occupazione. Non dico la CGIL... non parla più di piena occupazione. Però i primi che hanno risposto sì a me a Imperia sono proprio dalla CGIL. Però mi dispiace, la leadership nazionale della CGIL, che è quella che tira tutti i burattini, è quella che non fa più neppure un discorso di piena occupazione. Guardate, ci sono i sindacati italiani, tutti, ho citato la CGIL che dovrebbe essere quella, si sono ridotti a contrattare non i diritti per gli italiani, il grado di abolizione dei diritti. Nella trattativa non è che dicono noi vogliamo 5 diritti, no, gli altri dicono vogliamo abolirne 5, loro dicono beh aboliamone 3, e quando gli altri accettano di abolirne 3 invece che 5, la CGIL va in piazza e fa vittoria, abbiamo vinto. Come avete vinto? Dovevamo avere 5 diritti, avete contrattato l'abolizione di... di 2 diritti invece che di 5, e credete di aver vinto. Ma siamo a questo livello. Gli amministratori locali, cui noi ci rivolgiamo con le proposte di salvezza del territorio urgente che ha formulato il macroeconomista Warren Mosler, gli amministratori locali in parte ci ascoltano, poi cosa fanno? Il giorno dopo telefonano alla fondazione bancaria che gli dà i soldini, telefonano all'amico massone, telefonano al partito, da Roma arriva no, non se ne parla niente. E cosa fanno? E poi non fanno niente. Sapete a quanti sindaci abbiamo parlato noi che sono scomparsi nella nebbia? Voglio dire, ci scontriamo sempre con questo carattere italiano. Io torno, lei fa un ottimo lavoro, io le faccio i complimenti per quello che lei fa, però le dico, io ritorno sempre all'idea che se non sono i cittadini che si fanno sentire, aspettiamo che sta gente si muova. No, ma siamo noi che dobbiamo convincere questi amministratori, questo sono d'accordo, però dobbiamo muoverci a livello locale, perché se no... coordinamento nazionale non riusciamo, perché io con quelli di Cosenza non ho contatto,
però Imperia con Imperia, Cosenza con Cosenza, eccetera, a un certo punto si crea un gruppo. So is this local enough for you? E questo è abbastanza locale, è abbastanza locale per voi questo che stiamo facendo oggi? Yes, thank you. Grazie. Io vi devo salutare perché ho l'ultimo treno per andare a casa. Grazie. Ha bisogno del biglietto per uscire, per pagare le tasse, se no la sparano.